Adesso si comincia a fare sul serio. Under 16 in campo nel primo turno dei playoff contro la Sampdoria, gara secca. Ci si gioca tutto nei tempi regolamentari, in caso di parità supplementari e in caso di ulteriore parità si va ai rigori. È una gara molto equilibrata, d'altronde sono due squadre che hanno fatto molto bene durante la stagione regolare. L'Inter si affida ai soliti. Fonseca cerca il mancino dalla distanza, para a terra, raspa senza troppi problemi. La risposta dei Liguri è affidata a Marianelli, che supera Antube, riesce a prendere il fondo, guarda in mezzo, serve a rimorchio l'arrivo di Fogal. Pozzer in presa alta, risponde presente. Dicevamo, una partita molto equilibrata che l'Inter fatica a sbloccare, ma soprattutto in cui fatica a creare occasioni. C'è un tiro dalla distanza di Brigati, centrale, e anche in questo caso l'estremo difensore Doriano riesce ad arginare il tiro dei nerazzurri. Cerca allora la giocata individuale Rossi. Dopo un bel dribbling, il suo destro termina alto sopra la traversa. Sampdoria che prova a farsi vedere sfruttando soprattutto il gioco sulle fasce, così come l'occasione precedente nasce dalla destra, anche questa sul cross di Catapano. Testore ci prova due volte, il suo destro però è solo potenza senza precisione, palla alta sopra la traversa. È una Sampdoria che però riesce a sbloccare il risultato con lo stesso Testore, che con il sinistro calcia molto meglio, raccoglie al limite dell'area un pallone vagante e lo mette sotto l'incrocio dei pali lontano. Petto e mancino. Pozzer non può niente, Sampdoria avanti. È un gol che toglie certezze ai nerazzurri, che perdono un pallone pesantissimo e subito dopo aver subito l'1-0 Maglie segna il raddoppio sfruttando un cattivo posizionamento della difesa interista. Pozzer prova a rimediare uscendo quasi sulla tre quarti, ne approfitta il numero 9 dei blu cerchiati con questo pallone giocato in profondità, guarda la porta e calcia in scivolata, trova lo specchio, la porta è vuota. Inter 0, Sampdoria 2, per chiudere un primo tempo quasi da incubo per i ragazzi di Lombardo. Nella ripresa l'Inter prova subito a scuotersi, lo fa provando a sfruttare i calci da fermo, palla inattiva, calcio di punizione che però non crea troppi problemi a Raspa, mette in calcio d'angolo smanacciando senza rischiare la presa. Brigati ci aveva già provato nel primo tempo, ci prova anche nella ripresa, guarda la porta e calcia, questa volta il tiro è molto più pericoloso, un rimbalzo a centimetri dal palo e palla che va a terminare sul fondo. È un Inter che ci crede soprattutto nel finale, e così quando si avvicina il cronometro verso il fischio finale, Cancello entrato dalla panchina serve in profondità a Vergani, sempre freddissimo il capitano degli under 16, 1-2 piuttosto fortunoso. Cancello vede il corridoio per Vergani, che mette la sua progressione, abbassa la testa, entra in aria, a quel punto la alza e batte Raspa con il piattone per il gol del 2-1. A questo punto l'Inter deve gettare il cuore oltre l'ostacolo, ostacolo che porta il nome di Sampdoria, con Kone che allarga per Duse, cerca il tiro dalla distanza, un tentativo però troppo velleitario che non crea problemi a Raspa. La Sampdoria chiaramente passano i minuti e si chiude tutto dietro, costringendo l'Inter a provarci dalla distanza. Ci prova anche Gedegbe, la sua è una trasformazione rugbistica, palla alta sopra la traversa quando tutto sembra ormai chiuso. L'Inter riesce a trovare il clamoroso gol del pareggio sull'ultimo tentativo. Duse calcia questo calcio di punizione a centro area, c'è una deviazione di un giocatore in maglia bianca, autogol 2-2. La naturale conseguenza è che si va ai tempi supplementari. Sono supplementari in cui la paura diventa padrona delle gambe dei 22 in campo. Ci prova la Sampdoria senza creare problemi alla difesa nerazzurra con questo pallone a centro area. La stanchezza chiaramente diventa un fattore, lo si vede con questo tentativo mancino. La risposta nerazzurra nel primo tempo supplementare è questo cross sul primo palo allontanato dalla retroguardia ligure. Nel secondo tempo supplementare il canovaccio è lo stesso identico del primo, un'azione per parte. Prima la Sampdoria con questo lancio in profondità è fondamentale, la chiusura in ritorno da parte di Vaghi. L'ultima occasione del match è questa qui dell'Inter, con la discesa sulla destra di Poiani, il suo cross basso viene raccolto da Raspa. L'arbitro della partita dice che quindi per decidere chi tra Inter e Sampdoria
passa al secondo turno serviranno i calci di rigore. Inter e Samp contro una tra le vincenti di Milan e Juventus nell'altra gara del tabellone per il secondo turno. Rigori, il primo lo batte Catapano che calcia solo con la potenza, palla alta sopra la traversa. Inter che dopo la prima serie di rigori ha dunque la possibilità di trovare il vantaggio. Dagli 11 metri va Duse, spiazzato il portiere Doriano. I nerazzurri che dopo i primi rigori sono avanti 1-0. Ci pensa Maglie allora per la Sampdoria a battere il secondo calcio di rigore dopo aver trovato il gol del 2-0. Il numero 9 è ancora una volta freddo, spiazzato Pozzer, e pareggio momentaneo degli ospiti. Pogliani si incarica lui della battuta del secondo rigore dei nerazzurri e Inter di nuovo avanti con la squadra di Lombardo, avanti 2-1 nei rigori dopo i primi due tiri. Il terzo per la Samp lo batte Casanova, il rigore classico, quello della paura, ma che ha forse la più alta percentuale di realizzazione, potente e centrale per il gol del 2-2 per l'Inter. Va poi Vaghi, troppa paura, raspa, para, un rigore a mezza altezza, non troppo angolato, raspa, sceglie l'angolo giusto e respinge. Tutto da rifare, ancora una volta risultato in parità. A questo punto la paura, come dicevamo, diventa un fattore determinante perché sbaglia Saporito il quarto rigore della serie per la Samp. Gedegwe può portare l'Inter in vantaggio ma sbaglia anche lui, ancora una volta molto bravo Raspa a scegliere l'angolo giusto e a negare il gol al terzino nerazzurro. Per l'ultima serie inizia prima la Samp, va Menini col mancino, Pozzer la sfiora soltanto, anche in questo caso rigore potente e centrale, tutto il peso va sulle spalle di Vergani, sempre freddissimo, Raspa sceglie ancora una volta l'angolo giusto ma Vergani infila l'angolino e si va a oltranza. Il primo rigore della serie di oltranza lo batte Verardo e segna per l'Inter, va Colombini, il suo mancino è preciso ma soprattutto spiazza Raspa. Si va al secondo tiro ad oltranza, al settimo rigore della serie sbaglia Giordano sul tiro, Pozzer blocca e respinge quello che sarà il rigore decisivo con la palla che sembra quasi danzare sulla linea della porta. Il rigore vincente lo batte Cancello, sembra quasi incredulo, poi si ricorda, sì abbiamo vinto, allora scatta la festa dagli under 16 che andranno ad affrontare il Milan nel prossimo turno. Prova Inter Channel a soli 4 euro per 7 giorni e poi sei libero di decidere se abbonarti. Per acquistare, per tutte le informazioni, premi il tasto prima fila del tuo telecomando. Vai su sky.it o chiama l'199 100 200. Prova Inter Channel e poi scegli.